Si comincia con Platini subito in bella evidenza, vedetelo giostrare tra due difensori, palla al centro, Onofri allontana. La Juventus è subito messa all'attacco, spinta anche dal tifo di molti dei suoi fans. Su 45.000 spettatori c'erano almeno 20.000 juventini. Guardate Boniek, per fermarlo Romano commette fallo. Poi il Genoa si distende, Iachini, Russo, Briaschi, Gentile mette in calcio d'angolo. La prima punizione di Platini, para Martina. Guardate questa azione. Gentile, Rossi, ancora Gentile, Furino. Azione del mediano, palla al centro e Platini si fa fuori due difensori, poi di sinistro segna alla grande. Un bel gol per iniziare una grande goleada. È 1-0 per la Juventus. Il Genoa replica con azioni ficcanti e raggiunge il pareggio con Briaschi. A conclusione di questa azione vedete Iachini contrastato da Rossi. Iachini mantiene il controllo della palla, mette al centro, Briaschi di testa gira in rete. 1-1. Siamo sempre nel primo tempo, Platini ispira le azioni, ma c'è Boniek, gran lavoratore, c'è Furino, ci sono tanti altri giocatori, il gioco d'assieme c'è e si vede. Guardate Boniek appunto, di fronte a lui Onofri, lo supera, Onofri lo trattiene, non molto regolarmente, palla al centro e Testoni alla meglio sulla corrente Rossi. Poi è Gentile a proporre questo pallone, rinvia la difesa, riprende ancora Platini, tira Platini, ribatte Onofri, Bettega, Scirea, rete al volo, anche questa molto bella, 2-1 per la Juventus. Si passa così al secondo tempo, vengono accesi i riflettori, le nostre immagini ne risentono appena, ma il gioco e le immagini sono sempre belle. Al centro per Rossi ed è la prima rete in Coppa Italia del giocatore campione del mondo. Guardate il tifo juventino che si esprime al massimo. Ecco, vedete il gran lavoro di Boniek, dicevamo. Ecco Boniek che ferma Iachini. Il Genoa reclama calcio di rigore. Non viene concesso in questo caso dall'arbitro Menegali, ma ecco il calcio di rigore. Da Antonelli a Briaschi, supera Osti che sostituiva Cabrini, poi ancora mantiene il controllo Briaschi, viene fermato da Scirea, per l'arbitro Menegali è intervento da fallo di rigore, batte Iachini ed è 3-2. Su calcio d'angolo di Boniek, colpo di testa di Rossi ancora ed è 4-2. Ora, se non andiamo errati, dovremmo avere anche l'ultimo gol di questa serata veramente memorabile genovese del calcio, dovrebbe esserci il gol di Russo 4-3, dovremmo vederlo assieme. Se la regia, la regista Piacentini e il suo collaboratore storico lo vogliono passare, dovremmo vederlo adesso mandato in onda dall'altra Ampex. Ecco che vediamo, eccolo, lo vediamo assieme, vedete appunto Romano, Iachini, di fronte a lui Bettega, Antonelli, buona la sua partita, Corti, altrettanto valida la sua partita. Tiro al volo di Iachini, ribatte Russo, rete, ed è il gol del 4-3. Con questa immagine.